Ciao a tutti, buongiorno. Oggi voglio parlarvi di un altro argomento importante e interessante, come dimagrire senza diete. Argomento importante perché la dieta purtroppo ha un alto indice di fallimento, soprattutto le diete che hanno come impostazione quella di pesare accuratamente ogni singolo elemento che io vado ad assumere. Dover pesare sempre e andare in giro con la bilancia è sicuramente un indice di stress non indifferente. Anche l'atteggiamento mentale di fronte a una dieta a volte non è corretto e quindi la dieta viene lasciata dopo poco. È così importante quindi cambiare atteggiamento rispetto a quello che è l'alimentazione e il problema del dimagrimento. Ecco perché voglio illustrarvi questo metodo nuovo, rivoluzionario, che vi porterà a dimagrire senza una vera e propria dieta. Andiamo a scoprirlo passo passo. Innanzitutto, ovviamente, è rivolta per chi è sovrappeso. E chi è in sovrappeso sicuramente prima o poi decide di mettersi a dieta. E spesso lo fa in modo drastico e improvvisato. Soprattutto quando è ora di andare al mare, in primavera o in estate. Perché vuole superare la cosiddetta prova costume, fatidica, no? E escogita tante di quelle cose che più delle volte non vanno a buon fine. E ovviamente al principio l'ago della bilancia sembra che si muova a proprio favore, ma poco dopo, purtroppo, per il metabolismo che rallenta, si dimagrisce sempre meno. E così è fine della festa, dopo un po' ci si scoraggia, si torna a mangiare come prima, riprendendo il peso di partenza e molte volte anche di più. L'aver fallito qualche dieta genera quindi un certo vittimismo e fa sì che tante persone si rassegnino al sovrappeso, perdendo così la determinazione necessaria per intraprendere altre diete. Secondo loro è tutto inutile. Il punto è che il sovrappeso non è un nemico invincibile. Ma lo diventa se noi per primi crediamo che lo sia. Se invece lo consideriamo per quello che è realmente, quindi un problema facilmente risolvibile o comunque risolvibile, anche se costa un po' di fatica, allora avremo fatto il primo passo sulla strada del controllo del peso. Quello che bisogna fare è intraprendere un programma serio alimentare e ricordare una morale: una dieta troppo drastica fa solo ingrassare. Il miglior dimagrimento nel tempo è quello lento e graduale. Se siamo ingrassati lentamente, se abbiamo messo mesi o anni per diventare quello che siamo, non possiamo dimagrire che lentamente. La bacchetta magica purtroppo non esiste. Dimagrire in modo molto rapido può portare dei seri problemi al nostro fisico. Teniamo presente una cosa fondamentale. Dimagrire e perdere peso, però, non sono sinonimi. Dimagrire significa perdere il grasso e conservare i muscoli, o meglio ancora potenziarli con un'attività sportiva. Chi inizia a fare sport, paradossalmente, può assistere anche a un aumento del proprio peso, perché aumentano i muscoli e i muscoli pesano molto più del grasso. Il grasso, in realtà, anche se la bilancia non lo mostra, sta già facendo le valigie perché i muscoli aumentano, così come il metabolismo, e sarà allora che peso inizierà a diminuire. Chi va piano, va sano e va lontano, e mai il proverbio è stato così azzeccato. Il dimagrimento sarà l'inevitabile conseguenza di un regime alimentare corretto e del supporto di un power diet coach. Quindi è molto importante imparare un corretto regime alimentare. Eseguire il test di intolleranze alimentari per vedere se c'è qualche alimento che crea problemi, che ci fa ingrassare o ci fa gonfiare. Depurare l'organismo. Migliorare il dialogo interno e il rapporto mentale con il cibo. Ma chi è il Power Diet Coach, questa nuova figura? Chi sono io, visto che sono anch'io un Power Diet Coach? Questa nuova figura professionale, super specializzata, unisce le capacità e le competenze di un mental coach, di un counselor e di un PNL practitioner alle conoscenze approfondite sulla naturopatia, sulla consulenza alimentare
e sulla gestione dei disturbi alimentari, creando così un mix di tecniche potenti e innovative che ti guideranno passo passo al raggiungimento del tuo traguardo desiderato. Molto probabilmente per qualcuno non è la prima volta che decide di dimagrire. Probabilmente ha già provato in precedenza, ha magari perso un po' di peso, ma poi l'ha ripreso subito, appena smesso la dieta, ed ora ha nuovamente questo problema. Molti studi e statistiche hanno infatti dimostrato che spesso le diete, soprattutto quelle drastiche, portano a un risultato soddisfacente a breve termine, che poi si perde purtroppo sul lungo periodo, con lo spiacevole effetto yo-yo noto a molti di voi. Quindi basta con le diete, gli alimenti proibiti, le rinunce, i sensi di colpa. Basta con il cibo usato come antidoto allo stress, alla rabbia, al vuoto emotivo. Impariamo ad usare la mente per avere il giusto corpo che vogliamo. Il Power Diet Coach è un trainer completo che applica i principi della PNL, del coaching, del counseling e della naturopatia, volti al recupero di un corretto rapporto con l'alimentazione. Negli incontri individuali, con il tuo Power Diet Coach, questo ti aiuterà a raggiungere il peso ideale, rafforzando innanzitutto le tue motivazioni e facendo della mente la propria potente alleata. Quindi vediamo un po' i punti di forza di questo metodo rivoluzionario. L'assistenza sarà più completa e completamente personalizzata. Verrai stimolato con le parole giuste e le tecniche giuste. Imparerai come automotivarti, come cambiare punto di vista e come accogliere le tue paure e quindi trasformarle. Saprai come eliminare le vecchie e radicate abitudini con il cibo e imparerai i principi della corretta alimentazione. Migliorerai nel rapporto con il tuo corpo e con il movimento. Sia il primo incontro che quelli a seguire saranno adattati alle tue reali esigenze, sempre e comunque. E quindi, come si dimagrisce senza diete? Ovviamente con tutto quello che abbiamo visto prima e infine facendo come fanno i magri naturalmente, che mangiano solo per fame, si fermano quando si sentono sazi e fanno attività fisica per piacere, non per piacere a se stessi, ma per piacere in senso lato. Il tuo Power Diet Coach renderà tutto questo anche automatico per te. I veri magri non pensano al cibo tutto il tempo, se mangiano di più non hanno sensi di colpa e rimediano seguendo sempre i voleri dello stomaco e magari facendo un po' più di attività fisica. Basta imparare a lavorare con la tua mente, eliminando le convinzioni, il linguaggio, le abitudini dannose, imparando ad alimentarti in modo corretto e ascoltando la vera fame. Non importa quante idee buttare via, l'importante è che lo fai seguendo i tempi del tuo corpo. Troppo in fretta, ricordati, mina il metabolismo e troppo lentamente demotiva. Segui quindi il tuo Power Diet Coach, sentiti prima una persona magra naturalmente dentro e poi il tuo corpo lo mostrerà al mondo. Dopo un paio di settimane che seguirai il metodo, vedrai già una riduzione del giro vita e anche un po' di sgonfiamento. Prima ancora che la bilancia lo dimostri, i tuoi jeans ti staranno più larghi. Spero di esserti stato utile. Ti riassumo tutto quello che posso fare, ovviamente, per te. Ti ringrazio per aver seguito questo nuovo video. Invito te a condividerlo se ti è piaciuto con i tuoi amici, a invitarli a seguirmi sia sul canale YouTube che a iscriversi alla mia mailing list. Grazie, a presto, buona giornata.